Zambran Lynx nella nuova versione camouflage, che deriva dalla particolare concia con cui è stata trattata la pelle di alta qualità della tomaia di questa scarpa. Nella versione mid, quindi scarpocino a mezza altezza, RR, cioè regular dal punto di vista della forma della pianta, perché Zamberlan costruisce anche scarpocini con pianta più larga. E, dopodiché, un'altra delle caratteristiche principali di questo scarpocino è la presenza del rotore Boa System con push-pull, il sistema che consente di ovviamente di stringere o di aprire rapidamente l'allacciatura, ed è che consente un'allacciatura del tutto personalizzata e direi quasi micrometrica con proprio il rotore. I lacci non ci sono, sostituiti da questi cavetti molto resistenti che hanno questi passanti in nylon a basso attrito. Il fatto che non ci sia un'allacciatura tradizionale lascia ampio spazio per questa zona che garantisce maggiore traspirazione al piede anche in questa fascia, cioè nella fascia della linguetta. A garantire sull'impermeabilità, ma anche e soprattutto sulla traspirabilità, ecco, diciamo sulla traspirabilità, è la membrana Gore-Tex Performance Comfort che è all'interno dello stivaletto. Invece a garantire sull'impermeabilità è il trattamento Hydroblock che viene praticato sul pellame di, questo scarponcino. Made in Italy, naturalmente, inutile ripeterlo, si vede anche dal tricolore. Caratteristiche fondamentali ancora costruttive, questa imbottitura qui all'imboccatura dello scarponcino, allo stesso modo la linguetta. C'è una zona flex system qui che consente un certo grado di libertà alla caviglia, che garantisce sul comfort e sulla possibilità di eseguire una rullata, quindi un completo movimento della camminata, quindi dal tacco alla spinta data dall'avampiede. Poi c'è naturalmente un'altra zona imbottita sempre nella caviglia, la famosa linguetta dietro, per indossarlo o comunque per utilizzarla per trasportare gli scarponcini. Dopodiché un'altra delle caratteristiche principali di questo stivaletto è nella suola, che è una suola rigida che ha una zeppa, un'intersuola in poliuretano ammortizzante, mentre invece appunto la zeppa è rigida con una forte tassellatura che consente naturalmente di camminare al meglio e di aggrappare sulla maggior parte dei terreni. Un tacco molto pronunciato, i tacchi molto pronunciati dei canali con delle zone di scarico per far sì che non si crei il classico tappo sotto la scarpa, e quindi la camminata sia sempre la migliore possibile. E dopodiché l'altro aspetto fondamentale è questa parte forte della punta. Naturalmente la suola è una suola Vibram 3D camo, non lo sto a spiegare, è una suola Vibram, quindi diciamo garantisce la qualità proprio marchio Vibram. In punta c'è un forte fascione proprio a protezione della tomaia, che comunque è assolutamente resistente.